I cambiamenti climatici sono sempre di più una realtà attuale, sempre meno una previsione futura. Per questo motivo le amministrazioni locali e in generale anche tutti gli enti sovraordinati devono in qualche modo intervenire con azioni sempre più mirate. Il Comune di Reggio Emilia da diversi anni si occupa del tema e Reggio si è dotata di una strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dalle mappe prodotte grazie alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici è proprio molto evidente capire cosa vuol dire vulnerabilità territoriale urbana. Nella mappa del centro storico di Reggio Emilia si vede proprio come l'area urbanizzata e costruita sia effettivamente più vulnerabile delle aree naturali e lasciate a verde. Uno dei progetti più importanti che stiamo portando avanti in questo momento è sempre un progetto europeo che è proprio LIFE City Adapt 3, che prevede il cofinanziamento di una serie di interventi fra pubblico e privato. E quindi grazie all'aiuto di diverse aziende private stiamo mettendo a terra una serie di interventi nei parchi pubblici urbani e allo stesso tempo stiamo anche cambiando modo di progettare gli spazi pubblici. La sperimentazione condotta all'interno del progetto europeo City Adapt, con la sua prima azione pilota, ha coinvolto la realizzazione di quattro azioni in quattro parchi presenti in città. L'obiettivo principe di questi progetti era quello di provare a regolare il clima in piccole porzioni di territorio e capire come funziona. Gli strumenti per mettere in atto questa strategia generale noi li abbiamo individuati in quattro elementi, che sono il filare d'alberi, la siepe campestre, il prato polifita e le microforeste. Questi elementi favoriscono la rinaturalizzazione dei parchi stessi, quindi l'abbattimento delle cosiddette isole di calore. Le microforeste sono un elemento in realtà che abbiamo riportato da sperimentazioni che nascono negli anni 50 in Giappone. Sono aree nelle quali l'uomo non dovrebbe intervenire assolutamente, dove le piante molto concentrate si selezionano fra di loro, vengono messe a dimora con una tecnica particolare. Sono state fatte delle microforeste native, con le essenze autoctone, adattive, immettendo delle piante che potrebbero adattarsi meglio all'eventuale cambiamento del clima in prospettiva. Poi c'è la microforesta edibile, fatta sostanzialmente da piante che producono frutti commestibili. Le siepi campestri sono impianti con diverse specie vegetali che offrono numerosi vantaggi, non solo in termini di ombreggiamento, cattura anche del particolato aerodisperso, ma hanno un ruolo ecologico importante in quanto sono corridoi ecologici, vie di rifugio anche per piccoli animali, anche siti di riproduzione, veramente un'ottima occasione per aumentare la biodiversità vegetale e animale in un contesto urbano. Ancora maggiormente può essere interessante la gestione dei prati polifiti per vedere come un prato lasciato crescere naturalmente si possa nel tempo evolvere. All'interno di questi prati sono quindi presenti un numero vastissimo di specie che si svilupperanno liberamente. Filari con alberi ad alto fusto sono elementi caratteristici del nostro paesaggio, forniscono ombreggiamento, forniscono una barriera ai venti impetuosi. Valuteremo anche la risposta delle nostre realizzazioni nell'ambito della mitigazione del clima. Per questo è stata installata una strumentazione per il rilievo delle caratteristiche ambientali, temperatura, umidità, piovosità e quant'altro. Nel Parco Marco Biagi sarà realizzata una zona umida. Questo è forse uno degli aspetti più sperimentali del progetto, in quanto le aree umide sono sicuramente un tratto peculiare del nostro paesaggio. Sono in grado di mantenere un range di temperatura abbastanza limitato intorno appunto al corso d'acqua e anche nelle immediate vicinanze. Una volta che si sarà insediata la vegetazione sarà un luogo che fornirà frescura, ombreggiamento, quindi sicuramente sarà un luogo gradevole dove trascorrere molte ore.
sarà molto importante monitorare tutte queste azioni che verranno messe in campo grazie a Life City Adapt 3 nei primi parchi sperimentali, perché l'obiettivo del progetto è proprio l'applicabilità di questo modello e quindi andare a vedere quanto effettivamente lo spazio migliorerà in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici ci aiuterà anche a capire come ritarare le azioni e riproporle anche in altri parchi cittadini. Al progetto City Adapt 3 partecipano, oltre al Comune di Reggio Emilia, che è l'unico partner italiano, partecipano altri 6 partner spagnoli, tra questi la Federazione dei Municipi della Regione di Murcia, che è capofila del progetto, Eurovertice, l'Università di Murcia e i Comuni di Arcantariglia, Lorchi e Molina de Segura. La collaborazione è un pilar basico dentro de lo che è la lucha per il cambio climatico in Europa. Hay que colaborar entre todos los países para que esta transición sea justa y que nadie se quede atrás. Y a su vez, la colaboración tiene que llegar no solamente a una colaboración institucional, sino a una colaboración social. Y eso quiere decir la necesidad de tener una alianza público-privada para que se desarrollen todos los proyectos que hacen que se adapte Europa al cambio climático. El LIFE City Adapt 3 es un claro ejemplo de lo que puede ser la colaboración público-privada. Reggio Emilia ha coinvolto una serie di aziende del territorio reggiano per iniziare a lavorare sui temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici, stimolando proprio la loro responsabilità sociale di impresa. TIL è la prima azienda che ha finanziato la prima azione pilota sul territorio reggiano, in particolare ha finanziato i parchi a misura di clima. Ora ci sono nuove aziende che cofinanzieranno la seconda azione pilota che avverrà in centro storico a Reggio Emilia. Pensavamo innanzitutto di finanziare questo progetto, di cofinanziare questo progetto, cosa che abbiamo fatto, e quindi stiamo attivamente partecipando a tutte quelle che sono un po' le fasi del Life City Adapt. Siamo partner attivi anche in tutte le iniziative che il promotore ci propone. Questo progetto è molto importante perché permette all'amministrazione di collaborare con i soggetti privati, quindi attivando collaborazioni pubblico-private, per raggiungere un obiettivo importante, che è quello di adattare il nostro territorio ai cambiamenti climatici. Per farlo occorre dotarsi di strumenti nuovi, soluzioni nature-based, quindi un modo nuovo di intervenire sullo spazio pubblico, e spero che sempre più amministrazioni possano dotarsi di strumenti come questo, collaborando appunto anche con le aziende del territorio. Life City Adapt 3 ha ricevuto un finanziamento dal programma Life dell'Unione Europea. Il video è stato prodotto con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nel quadro del programma Life.